answer. I try to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love. Ciao a tutti, oggi ho deciso di portarvi in alcuni posti della mia Genova che per me hanno dei significati particolari, posti a cui sono legato, che hanno dato un motivo alla mia crescita calcistica e mi hanno accompagnato in questo percorso che poi mi ha portato a vestire la maglia della Sampdoria. Sono cresciuto a pochi chilometri da qua e con gli amici dell'asilo mi divertivo dalle suore a giocare a calcio nell'aula principale del refettorio. Dopo il momento dell'asilo mia mamma aveva il buon cuore di accompagnarmi a giocare con gli amichetti, con gli amici Marco, Matteo, Pierre, e da lì abbiamo iniziato un percorso di grande gioia e grande divertimento che poi mi ha condotto dove sono ora. Dopo questo piccolo torneo fatto tra amici, selezionammo una squadra che rappresentò appunto la parrocchia e fece il giro delle altre diocesi di Genova e quindi si formò la prima vera squadra e capì il senso di appartenenza di un gruppo e la voglia di vincere che poteva esserci. Ricordo che ogni fine partita il mio primo vittorio era un sacchetto di patatine ed ero felicissimo, vivevo per vincere quella partitina. Dopo questo periodo il papà di un mio compagno una sera fermò mio padre e gli disse: Cristian ha delle qualità e sembra divertirsi a giocare in porta, perché non lo porti alla scuola calcio Angelo Baiardo? Qui ho iniziato a muovere i primi passi in una società sportiva e mi accompagnava mio papà agli allenamenti quando poteva o mia mamma, e ricordo che le punizioni se non andavo bene a scuola era non ti accompagna agli allenamenti, quindi cercavo di andare il meglio possibile nel mio dovere scolastico per poi riuscire a venire a fare tutti gli allenamenti. Di quegli anni ricordo il bellissimo gruppo che avevamo, la nostra leva, i tornei fatti all'estero, organizzati con le famiglie, Pegomas, Merlebach, e tanti ragazzi, sia dai miei coetanei che con quelli un po' più grandi, perché avevo la fortuna di giocare anche con quelli più grandi. Ricordo i primi tornei internazionali organizzati dal Baiardo, l'Angelo Rosso, il torneo di San Michele che vincemmo, anche appunto contro la Sampdoria e contro il Genoa, quindi ci furono le prime rivalità. E qua ricordo anche dei bellissimi aneddoti quando i giocatori della prima squadra della Sampdoria venivano a trovare i ragazzi del Baiardo. All'epoca il presidente era Paolo Mantovani, ricordo Roberto Mancini, quindi per noi bambini era un sogno vedere qualcuno della prima squadra della Sampdoria che potesse venire in un campo di periferia come questo. Poi un'estate la Sampdoria fece il provino per comporre la leva dei Pulcini. Io ovviamente ero in vacanza con la mia famiglia e non mi presentai al provino e iniziai la stagione calcistica con l'Angelo Baiardo. In seguito a un amichevole che appunto fine settembre la Sampdoria organizzò contro il Baiardo, l'allenatore della leva della Sampdoria, Rocco Fottia, praticamente chiese la possibilità al Baiardo di tesserarmi nelle file blucerchiate, e da lì il mio sogno blucerchiato iniziò. Yeah.
dai primi passi compiuti con le giovanili, dove ricordo con piacere le prime annate delle esordienti, dove finimmo il campionato con 0 reti subite con la squadra di Rocco Fottia. Piano piano ho fatto la scalata nel settore giovanile attraverso i vari allenatori, Giovanni Vernizzi, Giovanni Re, e più specificatamente con i preparatori dei portieri. Ho avuto la fortuna di lavorare con Rosario Di Vincenzo per tanti anni e anche col grande Piero Battara, che mi dava la possibilità di essere aggregato al gruppo dei suoi portieri, dove mi sono approcciato con le prime vere tecniche del portiere. Quegli anni lì erano in prima squadra, avevamo Fabrizio Ferron e successivamente abbiamo avuto Matteo Sereni. Quando andavo a allenarmi con loro, ogni allenamento, ogni singolo minuto era importantissimo, perché si cercava di rubare il mestiere, la posizione, il modo di mettere le mani. Ricordo che guardavo ogni parata che facevano, era ai miei occhi sempre perfetta, la scelta giusta. E quando tornavo a casa mi riguardavo dentro la testa tutte le immagini, tutti i momenti, per cercare di capire cos'era meglio fare in quelle situazioni. Quegli anni io frequentavo l'Istituto Majorana, scelsi un avviamento di tipo scientifico, il progetto Brocca, e quindi avevo più ore da completare durante l'iter settimanale. Questo mi dava degli orari abbastanza ristretti, quindi prendevo il motorino e mi avviavo verso Bogliasco, spesso anche saltando il pranzo, mangiando un panino al volo per arrivare in tempo per l'inizio dell'allenamento. E il Mugnaini era diverso al tempo, perché avevamo il campo in ghiaia, non era ancora presente il campo superiore, e il passaggio esterno non vi era, le gradinate erano in uso, era tutto diverso. E l'emozione di tornare dopo tanti anni, trovare vari cambiamenti. Ricordo il primo giorno che sono entrato nella zona spogliatoi, è stato un tuffo lungo 15 anni, quindi un'emozione indescrivibile, come essere ritornati a casa. Giocare nella Sampdoria, nelle giovanili, per un genovese sicuramente è motivo d'orgoglio e riempie la testa e il cuore di ogni ragazzino. Ma quando si ha la fortuna di arrivare nel tunnel, che poi dà accesso al campo, e alla tua sinistra vedi la gradinata sud, dove magari fino a qualche giorno prima eri con i tuoi amici a cantare per la tua squadra del cuore, è una sensazione completamente diversa. Capisci la differenza che c'è tra l'essere un ragazzo e poter provare a diventare un giocatore. Io ho avuto quella fortuna di assaggiare il nostro stadio in occasione di un Sampdoria-Napoli, l'anno di Gian Piero Ventura allenatore, e mi ricordo che avere la maglia col nome, cambiarsi, dove si cambiavano i giocatori, perché loro erano giocatori, noi eravamo ragazzini che provavano a sognare di diventare dei giocatori, era qualcosa di incredibile. Penso che quei minuti li ho raccontati per anni a tutti i miei amici, ai miei familiari. E a distanza di tanti tanti anni, tante partite fatte dai professionisti anche in Serie A, rientrare a Marassi e giocarci con i propri tifosi è qualcosa di veramente di indescrivibile. La responsabilità, il senso d'appartenenza, la voglia, il sapere che dietro di te ci sono tanti sogni che si concretizzano con un tuo gesto, sia positivo o magari meno fortunato, è motivo di grande impegno e grande responsabilità. One soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Chi è nato a Genova lo sa, Genova vuol dire mare, e forse Boccadasse potrebbe essere il posto che la rappresenta meglio, perché il mare in città forse l'abbiamo solamente nella nostra amata Genova. E qua era il luogo dove, negli anni che sono stato lontano da casa mia,
tornavo per riassaporare il piacere di essere a casa. Fare Corsa Italia, scendere giù nella passeggiata, venire nell'insenatura di Bocca d'Asse era un momento indimenticabile. E adesso farlo ripercorrere ai miei figli con lo stesso piacere, vedere nei loro occhi il divertimento, la bellezza che illumina il viso quando incontrano le onde del mare è qualcosa di magnifico. Mi è mancata tutta Genova, mi sono mancati i suoi posti, mi è mancata la gente, i mugugni della gente, mi è mancata la focaccia al formaggio, le trofie, mi è mancato vivere la città di Genova, ma questo lo può capire solo chi è nato a Genova, perché noi siamo un po' così, siamo un po' chiusi, ma tra di noi riusciamo a capirci. Io credo che nella vita sia un po' tutti marinai, si parte alla ricerca di un'avventura, di un qualcosa, di un significato che c'è nella vita, di un'avventura calcistica, e attraverso le varie esperienze e le vicende si cresca come uomini, come professionisti, e questo è un po' quello che ha rappresentato la mia carriera. Ho avuto la fortuna di crescere qua calcisticamente e attraverso anni di sacrificio, di impegno lontano da casa, a distanza di 15 anni ho avuto la fortuna di poter ritornare nella mia città e nella mia squadra del cuore, e questo credo abbia un sapore e un gusto ancora più bello. Quello che sto vivendo è un momento molto intenso e carico di significati, sia a livello professionale che a livello umano. Ogni volta che scendo in campo indossando la maglia della Sampdoria è un momento di grande, grande responsabilità e di onore, perché in quel momento scende in campo il professionista che per tantissimi anni si è allenato, ha lavorato e ha sognato di vivere quel giorno lì. Non vi nascondo che ogni volta prima di indossarla la sollevo, la guardo e penso dentro di me: hai meritato di indossarla, e con un fiero sì la prendo e la indosso. Magic, 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 magic.